Animali animali, benvenuti in questo nuovo video. Visto che lo scorso obbligo verità ha superato i 150.000 mi piace, eccovi qua il video della scatolina. È un video davvero importante, quindi vi chiedo solo una cosa: ascoltatelo fino alla fine. Buona visione. Penso che questo sia il video più difficile che abbia mai fatto. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono Anima e bentornati in questo mio nuovo video. Oggi siamo in un video davveramente il nuovo hashtag è importante, perché come ben sapete, cioè, era impossibile che io non fossi fidanzato da 2 anni. Cioè, va bene il mio grandissimo fascino, va bene le mie grandissime doti da youtubers, da playboy, però oggi sono qua per dirvi una cosa davvero importante. Come ben sapete, una persona sta aspettando una scatolina che ho dovuto comprare e ho dovuto portare a casa, che aspettate da un tantissimo tempo. Comunque ragazzi, io un secondo mi sento male, mi devo un attimo sdraiare. Infermiera, una mano, aiuto, ho bisogno di un motor pot. Mi vergogno tantissimo. Tu sei infermiera? Una volta, lo vero? Ok, cosa stai facendo? Mi nascondo. Sabrina, dove sei? Non mi troverai mai. L'infermiera e il cuscino del padrino stanno aspettando una cosa, vero? Ok, allora, come promesso, perché io mantengo le promesse, ti ho portato la scatolina con l'anello di fidanzamento. Certo. Scodinzolo. Lo posso aprire con me che aspetto? Eccola qua. Non l'hai sbirciato, vero? No, ci ho provato in tutte le maniere, come ben saprai. Devo preparare la mano. Parapapà! Sì, esattamente. Allora, qua la tua scatolina. Sono abbastanza imbarazzato. Vuoi... È morta. Mi vergogno. Allora, cara fidanzata, sei pronta? No. A casa siete pronti? No. Che schifo, mi dai l'anello, Rutti! Ascolta, ho appena finito di mangiare, è tutto per te. Dai. È la magia, lo senti il mare? Senti i bambini urlare? Sì, qua la tua speciale. Dai, aprila! Tieni della tua vongola. È un bel regalo! Siamo a Rimini! Ho capito, ma mi dici che mi porti un anello da Los Angeles? Mi regala una vongola da Rimini? Ma la vongola è di Los Angeles? Scusate, alla vostra fidanzata non regalate le vongole? Spero di no, sennò povere fidanzate! Dai, torna qua! O ti devi accontentare, c'è la crisi! Dai, via sto coso! No, mi vergogno! Passiamo alle cose serie, ragazzi. Metti là. Allora, animali animali, come ho detto prima, questo è un video davvero particolare. Molto difficile da fare, quindi forse se non ci vedete noi stessi in questo video è perché siamo probabilmente particolarmente imbarazzati. Quello che volevo dirvi oggi era appunto che lei è la mia fidanzata. Ma è la mia fidanzata da tanto tempo. È ovvio che qualcuno di voi l'abbia capito. Ci siamo divertiti molto, senza ovviamente offendervi, senza trarvi in inganno, vedendovi scannare dicendo che lei era mia cugina, no, non è vero, la mia fidanzata. Insomma, ve ne siete dette di tutti i colori. Tutto questo non vi è stato detto perché il 7 giugno 2015 io e lei ci siamo fidanzati. E appunto quando abbiamo iniziato questa relazione, visto che sapete che molti di voi dicono che ci compensiamo, diciamo, lei è stupida, io pure, siamo molto uguali ma in versione, diciamo, femminile e maschile. In realtà penso che sia anche ermafrodita. Vabbè, dettagli, belle dita le ho. Erme 8? No. Per chi mi segue da tantissimo tempo saprà che io su questo canale ho avuto una fidanzata, diciamo, pubblica, che però purtroppo era andata male dopo circa 8 mesi. Quindi da quel momento lì avevo deciso di tenere ragazze o qualsiasi altra cosa private, sia per una questione di privacy, e visto che appunto quando era iniziata la relazione non sapevamo quanto sarebbe andata avanti. Almeno così. Almeno così. Sì. Non volendo esporre la mia fidanzata, è uscita questa cosa per gioco da parte sua che lei fosse mia cugina. E allora in tutti i video ci siamo divertiti tantissimo, diciamo, a fare il cugino e la cugina, di prenderci in giro, ridere e scherzare. Ho visto anche un sacco di gente che ha scritto: perché tratti male Sabrina? Ma come ben sapete, cioè, è tutto intrattenimento, non tratterei mai male una persona, figuriamoci mia cugina. E vi abbiamo fatto ridere in un sacco di video e questo ci è piaciuto molto. Allora poi sono passati mesi, noi siamo rimasti sempre uguali, lei è rimasta uguale, io nei video sono rimasto uguale, e la nostra relazione è cresciuta. Quindi ho preso, soprattutto io, perché a lei non dava nessun fastidio dirlo subito o dirlo dopo, io
io ho preso un po' più di sicurezza a me stesso, vedendo che appunto tutto andava bene, e adesso che un anno e quasi due mesi che stiamo insieme, potevamo uscire allo scoperto. Ovviamente non voglio che voi la prendiate a male dicendo che vi abbiamo mentito, questa è la spiegazione più plausibile per una questione di privacy. Neanche questo video influirà nel futuro dei miei video con Sabrina, i suoi video, i miei video singolari saranno sempre uguali. Voi ci avete visto come cugina cugina, che io prendevo in giro lei, questo comunque sempre rimarrà, anche se adesso sapete che siamo fidanzati. C'è anche un altro motivo per il quale abbiamo deciso di esporci. Diciamo che ultimamente, visto che ci amiamo tanto, siamo andati spesso in giro alle fiere, ci sono state un sacco di fiere dove abbiamo riso e scherzato, ma dove io e lei non potevamo essere noi stessi. E quindi questa cosa di non poter essere liberi neanche per strada, oltre che nei video, ci stava un po' opprimendo, quindi magari non prendersi per mano, non potersi baciare per strada, per paura di potersi far vedere da qualcuno. E diciamo che quindi questo è il secondo motivo. Voglio ribadire a tutti che non è stato un mentirvi apposta. È un po' come quando vostra madre vi racconta una bugia buona, non vi vuole mentire, vuole soltanto farvi del bene. Quindi diciamo che questo era un po' per autoproteggere me e anche un po' me, nel caso magari la storia fosse finita prematuramente. Sono sicuro che capirete il motivo per cui non ve l'abbiamo detto prima, e che appunto adesso è il momento giusto. Cioè, un anno e due mesi, adesso domani puoi lasciarmi. Ma come? Quindi questo era il momento buono per dirvelo, e rimarremo sempre noi stessi. Tutti gli obblighi verità, i video che faremo insieme. Che culo! Io che speravo migliorasse la situazione. Tra l'altro, ogni tanto, in qualche post, in qualche foto, in qualche video, sono usciti anche dei... non solo ai video di Stepney, anche... Grande ste che sei puttanati 8 volte! Anche noi in qualche foto o con qualche frase avevamo cercato di capire come avreste preso la cosa. E una volta che abbiamo visto praticamente il 99% dei commenti che ci avrebbe visto bene insieme, allora abbiamo... Hashtag Sascina! Ma io continuo a volere Sascefano. Quindi davvero era un argomento davvero delicato da portare, perché non volevo assolutamente farvi vedere che io sarei stato male nel caso fosse andata male. Non volevo troppo scendere nei dettagli, anche perché lei, quando abbiamo iniziato, sì, aveva il canale, ma non era una cosa così grande. Ci sono stati tantissimi fattori che hanno detto alt, aspettiamo un attimo. Ma quello che non vi abbiamo raccontato è come ci siamo conosciuti, perché magari per i nuovi iscritti non lo sanno. Si è capito tutto. Se guardi il video, senza... per il coso per gli anglosassoni. Vabbè, basta, non fare, continua a fare il comodino. Io lo odiavo. È partito tutto dal fatto che lei è arrivata su YouTube con i 3 motivi peggiori per potersi presentare. Con una persona che l'aiutava negli effetti del video, con le gambe aperte e con... Le gambe aperte ce le ho sempre. Bello. Anche se solitamente io me ne frego delle altre persone. È perché un po' ti piacevo. Che cazzo fai così è vero. Ti stavo per menare, te lo dico. E quindi io in quel periodo mi aveva dato fastidio, ma non l'ho offesa. Ho voluto fare un video parodia dove mi vestivo come lei e imitavo le sue movenze dei... La Sasha Gamer. Quindi così è nata la Sasha Gamer. E la Sabri Gamer voleva andare a picchiare la Sasha Gamer. Io non lo sapevo sta cosa. Il problema è che poi è andato un po' diversamente. Quindi poi ci siamo visti la prima volta a Lucca, ma mi voleva picchiare ma non mi aveva riconosciuto. E quindi aveva scambiato 2 parole. Eri lì da solo, in un angolo. Cazzo stai dicendo? Con il telefono. Poi ci siamo rivisti a Romix dell'anno scorso, che lei stava già chiudendo con il suo ragazzo, e poi ci siamo rivisti al Comic Con, dove da lì è nato una discussione, lo scambio di numeri, e ci siamo sentiti appunto su WhatsApp. Diciamo come sono andate realmente le cose. Ma erano sono andate realmente così. A Romix, ciao Sabrina, come va? Ma guarda, in realtà oggi mi sta lasciando il mio fidanzato. Sì, vabbè, sono tutte cose che si dicono. Boom, la sera mi lascia il fidanzato. E neanche me l'avevi detto. No. Ti ho portato fortuna. Ma non so. E niente, ha visto che ero particolarmente scemo come lei, e quindi ci siamo trovati. Da quest'oggi per voi saremo fidanzati, ma in realtà siamo fidanzati dal 7 giugno 2015. Questo è... Ma da quanto mi sopporti? Da un po'. E da quant'è che non mi paghi l'affitto? Ora te l'ho pagato! Sono 6 mesi che sono in casa. Vabbè, ma uno te l'ho pagato. Però prima di concludere il video c'è una cosa che devo darti. Sì, devi lanciarmi giù dal letto a pedate, lo so, vai, aspetta che mi sono in posizione. Lanciami dal letto a pedate. Anche quello, ma aspetta, torna qua. Amore. Amore. Questa non è un portavongole, è un portanello. Immagino, guarda, l'avrei rubato al marocchino. Una cozza stavolta mi devi tirare fuori. Vabbè, si fa cozze e vongole. Marinate. Che c'è dietro? La contro le zanzare. Dietro l'orecchio. Una crusta.
No, c'è questo. Spegni il video! Spegni il video! Spegnilo, ti prego, no, spegnilo! No, no, spegnilo! Salta, spegnilo! Sabrina, vuoi venire qua? Qual era il dito? Non me lo ricordo. Non smetti di fare la bambina. Faccio la tab! Qual è il dito? Oh, Tarzan 2! Qual è il dito? Questa è una mano, qual è il dito? Questo? Ok. Buon. Cani, che partita! Oh, zuccherosa! I bambini che mangiano troppo zucchero. Però lo voglio qua. Perché questo è il dito ACAB. Va bene. Cazzo! Buon. Buon primo anno di fidanzamento, amore. Non hai detto troll? No, non l'ho detto troll, ma se smetti di urlare, magari te lo dico più seriamente. Comportati bene o te lo tolgo. Animale, questo video può concludersi qua. E ci divertiremo un sacco come sempre, e spero anche voi. L'unica cosa che vi chiedo in questo video è se potete condividerlo, se sia in modo positivo ma anche in modo negativo, perché possono anche dire: hai visto? La cagna si è fidanzata col cancro. Ah yeah, ma che addio! Perché tanto noi ce ne fregheremo altamente. Devo proprio. Che palle! Sembrano le tue live che tutte le volte devo baciare. Bene, una volta mi darai il primo bacio fatto bene. Ma lo sapete che eri riuscita a mettermi in difficoltà con sta roba dei baci? Che io non potevo, lei me lo faceva apposta, che dovevo dartelo. Vieni qua, amore. Oh, yeah! Oh, lo stinco. Volevi? Guarda che faccia, non se l'aspettava. Vorrei rivederla, Fabio. Vieni qua, amore. Così muova, scintille, ben 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 ben. Stanno ancora fingendo. Fa male il naso. Condividetelo, così riusciranno a vederlo tutte le persone e si finirà la storia del... Grazie a tutti per la visione fino a qua. Aia! Noi ci si becca domani con un nuovo video. Stay angry. Stay animal. Basta! Damn. Yeah.